Magritte nacque a Lessines, in Belgio, nel 1898. Dopo aver studiato all'Accademia di Belle Arti di Bruxelles, lavorò in una fabbrica di carta da parati e disegnò manifesti e cartelloni pubblicitari. Si trasferì a Parigi alla fine degli anni 20. Nella capitale francese conobbe alcuni membri del movimento surrealista e lui stesso divenne uno degli artisti di spicco del gruppo. La prima mostra di Magritte risale al 1936. Realizzata a New York, consolidò la fama del pittore e tutto il resto è storia. La condizione umana, che vedete qui, è solo una delle tante variazioni sullo stesso tema realizzate da Magritte. È un quadro molto esemplificativo della produzione parigina degli anni 30, periodo in cui l'artista subì il fascino del surrealismo. Qui Magritte realizza una specie di illusione ottica, molto particolare. Davanti a una finestra aperta vediamo un dipinto su un cavalletto, nel quale è rappresentato un paesaggio. Detto così, tutto nella norma, se non fosse che l'immagine dipinta combacia perfettamente con il paesaggio visibile all'esterno. In questo modo, attraverso l'arte, si uniscono in un'unica immagine la natura e la sua rappresentazione. L'opera viene anche interpretata come la rivendicazione da parte dell'artista del suo potere di riprodurre la natura a suo piacimento. Inoltre dimostra e ricorda a tutti noi quanto possa essere labile e sottile il confine tra realtà e immaginazione, interno ed esterno, soggettività e oggettività. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando!